Buonasera a tutti. Nell'articolo correlato a questo video riporto un post dell'amico Vincenzo Cucinotta che si domanda sostanzialmente se quello a cui stiamo assistendo nel dibattito politico italiano sia una specie di telenovela, quello che io vorrei ridenominare un Tarantella Horror Picture Show. Perché si ha la sensazione, perlomeno questa sensazione è condivisa da molti, che ci siano dei temi, in particolare i temi europei, che non sono nella disponibilità del dibattito politico e pubblico. Ora io ricordo che ancora alla fine degli anni Ottanta c'erano dei partiti politici che in Italia ponevano la questione della nostra uscita dalla NATO. E facevano questo in un tempo in cui l'Unione Sovietica era effettivamente una minaccia militare molto più grande di oggi. Oggi né il tema dell'adesione alla NATO né l'altro tema della nostra partecipazione all'Unione Europea e adesione all'Eurozona possono essere discussi, posti, come dire, al centro del dibattito pubblico e politico. Anzi, abbiamo assistito a una vera e propria manfrina per portare su un binario morto il dibattito sull'euro e sull'Unione Europea in modo da poi disinnescarlo. E in questo si sono distinti alcuni miserevoli personaggi, di cui non faccio ovviamente il nome, e due partiti politici che possono essere nominati, e cioè il Movimento 5 Stelle e soprattutto la Lega Salviniana. Do atto al Partito Democratico, almeno questo gli devo riconoscere, la coerenza fra i suoi intenti e quello che ha sempre detto, anche se ci ha descritto in termini favolistici i benefici della nostra partecipazione all'Unione Europea e all'Eurozona. Ora dobbiamo domandarci perché, se era possibile ancora alla fine degli anni Ottanta discutere della nostra adesione alla NATO, non è possibile oggi invece porre al centro del dibattito, ma neanche sfiorare, quello della nostra adesione all'Unione Europea e all'Eurozona. E una spiegazione possibile che mi viene in mente è questa, e cioè che in realtà, a prescindere dal fatto che fosse oggettivamente nella nostra disponibilità sia la prima scelta, la NATO, che la seconda, Euro ed Unione Europea, tuttavia la questione veramente che rende, come dire, non disponibile il dibattito politico oggi sull'Unione Europea è che mentre al tempo della Prima Repubblica, se si fosse chiesto agli italiani volete voi uscire dalla NATO, allora come oggi credo la risposta sarebbe stato un sonoro no, un maggioritario no, perché gli italiani alla fin fine vogliono stare con l'America, vogliono stare con la NATO, anche se indubbiamente alcune azioni poste in essere dagli Stati Uniti negli ultimi 30 anni hanno un pochettino indebolito questa convinzione, però gli italiani vogliono stare con l'America, si fidano molto dell'America. Non dimentichiamo che il 13% dei cittadini americani è di origine italiana, quindi i nostri legami con gli Stati Uniti sono molto forti ed hanno anche una base, come dire, etnica. Al contrario, l'adesione all'Unione Europea è un'adesione molto più debole. Quindi aprire un dibattito su questa scelta diventa veramente pericoloso. E per questa ragione coloro che hanno fatto questa scelta senza coinvolgere i cittadini, gli elettori e senza chiarire i termini reali di questa adesione, chi avrebbe pagato maggiormente il costo, chi ne avrebbe tratto benefici, cosa era necessario cambiare nell'assetto interno del paese per poterci stare e se non ci si voleva stare eventualmente scegliere di non farlo, bene, questo dibattito non può essere discusso, non può essere portato all'attenzione di tutti. Da ciò, in una prima fase,
una omertà completa sul tema dell'Unione Europea e dell'euro, portata avanti con la complicità di giornali, televisioni e cultura. E quando parlo di cultura intendo dire il sistema delle case editrici, che decidono chi pubblica, chi non pubblica, chi diventa un autore conosciuto e chi viene messo in disparte e magari anche tacciato di razzismo, fascismo, nazismo e chi più ne ha più ne metta. E adesso che il tema è, con grande sforzo attraverso una mobilitazione di migliaia di cittadini, ancora adesso che questo tema, anche adesso che questo tema è, aveva cominciato ad emergere all'attenzione, esso viene negato e per schiacciarlo, per occultarlo nuovamente, sono state messe in campo azioni politiche e di corruzione nei confronti di quattro che si sono affinché questo dibattito venisse nuovamente messo ai margini. Questo è quello che è accaduto. Perché? Perché questo dibattito sull'euro e sull'Unione Europea è pericoloso. E non perché ci sia una forza imperiale che ci impedisce di uscire, non c'è come nel caso della NATO, perché non solo gli italiani volevano rimanere nella NATO, ne sono convinto, ma anche se avessero voluto uscirne, comunque oggettivamente quella opzione non era nella nostra disponibilità, avendo disastrosamente perso la Seconda Guerra Mondiale. Ma la scelta se stare o meno nell'Unione Europea e adottare o meno l'euro come moneta, questa scelta è nella disponibilità della nazione italiana e viene sottratta alla scelta del popolo e alla consapevolezza del popolo, perché c'è una classe dirigente, quella che io chiamo la borghesia cotoniera, ma che dovremmo cominciare a chiamare con il suo vero nome, la Confindustria, che si è appropriata del potere assoluto comprimendo la democrazia in questo paese, nel nostro amato paese, con la pretesa di essere portatrice di una capacità di governo che ha dimostrato di non avere. La Confindustria ha schiacciato la democrazia, preso autonomamente la scelta di portare il paese nell'Unione Europea e nell'Eurozona e ha completamente fallito il suo compito, perché se fosse riuscita a trasformare questo paese e renderlo adatto a stare in modo, come dire, vittorioso a questo tavolo da gioco dove si gioca da professionisti e si perde quindi anche da professionisti, ma questo avrebbe significato farsi carico di responsabilità che invece non ha voluto assumersi, bene, oggi, pur essendo l'euro una e l'Unione Europea un assetto non democratico, ma magari chi si opponeva non sarebbe stato un pericolo, perché quando una soluzione, una scelta porta, come dire, a risultati che vengono considerati dalla stragrande maggioranza positivi, non c'è il pericolo che gli oppositori possono far cambiare idea alle persone. Quando un progetto è, come dire, è un progetto di successo, allora il dissenso non solo è tollerato, ma fa anche piacere, perché permette a chi ha sostenuto quel progetto di fare bella figura, diciamo, no? E quindi è il dibattito, il confronto è, come dire, si gioca facile. Quando le cose vanno male, invece, come stanno andando male adesso, il dibattito deve essere soffocato, ed è quello che sta accadendo. In Italia quello politico è soltanto un teatrino, un vergognoso teatrino, un tarantella horror picture show, descritto in dettaglio in maniera abbastanza aderente ai fatti, anzi io direi aderente ai fatti, dall'amico Vincenzo Cucinotta, il cui post vi invito a leggere dopo che avrete finito di visionare questo mio video. Un saluto a tutti da me e dal direttore irresponsabile Piddu, direttore irresponsabile del telegiornale dei sovranisti arcaici.